osservate le regole, perché le regole le avete osservate nel miglior modo possibile, tranne, ripeto, le eccezioni, tranne, ma la stragrande maggioranza le ha rispettate. Vi spiego da dove deduco questa mia convinzione. Dai numeri dell'Istituto Superiore di Sanità. Perché se a quella grossa percentuale di contagi familiari gli aggiungi quella grossissima delle RSA, quindi delle strutture sanitarie, e le altre, ti accorgi che non sono state contratte le infezioni perché la gente se n'è andata a zonzo, perché così non è stato. Ci sono stati altri motivi e oggi sono chiari a tutti, e specialmente in questa città, ripeto, Antonio Tutolo li conosce uno per uno i motivi di contagio, uno per uno. Chi più di uno è ritornato dall'estero già con quel problema? Chi è entrato in una struttura sanitaria perché stava male e ne è uscito con un altro male, quello? Chi ci lavorava in una struttura sanitaria e quindi lo ha contratto lì e lo ha portato in famiglia ed ha infettato tutta la famiglia? Questa è la storia dei nostri casi. E quindi io devo dire che i cittadini di Lucera sono stati bravi, e di questo vi dico grazie di cuore, per voi, non per me, perché la storia dei contagi nostra è questa. Ora però vi prego, dobbiamo continuare, perché se no tutti gli sforzi che avete fatto li vanifichiamo. Non sono serviti a nulla. Ora viene il difficile. Ora viene il difficile. Dobbiamo riaprire, certo, ma non in maniera indiscriminata, come se non fosse successo nulla. Non è possibile questo, perché se no mi dovete spiegare qual è il senso di queste ristrettezze che abbiamo osservato finora. È sparito il virus? Vi chiedo tre domande, vi voglio chiedere. Il virus è sparito? No, non è sparito, c'è ancora. È stata trovata una cura? No, non è stata trovata nessuna cura. C'è il vaccino? No, non c'è alcun vaccino. E allora c'è lo stesso identico pericolo di prima. Anzi, oggi è in più il pericolo, perché mentalmente siamo stanchi, perché mentalmente ci stanno dicendo che il peggio è passato. Ma non è vero, per noi di qua deve ancora venire il peggio. Spero che questo filmato sia salvato, questa parte qui, per prendermi in giro, così come viene, come si prova a fare con altri, dove io do in escandescenza. Spero che venga fatto, perché significherebbe che la mia previsione, le mie paure, i miei timori erano assolutamente infondati, e quindi sarò strafelice se tra un mese, due mesi si manda in giro questo video dicendo: Tutolo, tu non avevi capito un cazzo e quindi il peggio era passato e le tue previsioni erano assolutamente sballate. Se dovesse essere così, guardate, io sarò la persona più felice del mondo. Però vi prego, siccome sono uno che ha una capacità intellettiva almeno quanto la vostra, cioè nella media, nella sufficienza, io non sono uno scienziato, non sono uno con un quoziente intellettivo al di sopra della media, però se fino ad oggi c'è stato un problema e a quel problema non c'è ancora la cura, la soluzione, e beh, è chiaro che quel problema resta e devo fare attenzione.
Il rischio è che io abbasso la guardia e quel bastardo mi aggredisce. Ci aggredisce.